approfittiamo per fare un grosso applauso a tutti i nostri sindaci per la grande collaborazione. Grazie, grazie. Yeah.
Decimo Busano Motor Show e Oglianico quest'anno, il nastro appena tagliato. Franco, le emozioni che hai provato? Mi sono messo a piangere davanti a tutti, poi mi hanno anche premiato, un premio che non me l'aspettavo, grazie di cuore a tutti. Quest'anno una nuova manifestazione, quindi un nuovo impegno da parte anche del tuo team per organizzare questa bellissima manifestazione, questo oggi pomeriggio anche dedicata ai Vigili del Fuoco. Ci abbiamo creduto nel progetto raccolta fondi nei confronti dei Vigili del Fuoco. Io volevo fare una raccolta fondi e volevo che rimanesse qui in Canavese. Non potevo chiedere di più, Rivarolo Canavese, a 3-4 km da casa mia. Sì, e poi soprattutto per un importante impegno, quello dell'acquisto di un nuovo mezzo per questi ragazzi che tutti i giorni si impegnano per aiutare il prossimo. Io penso che bisogna avere un po' di buon cuore e poi pensare che comunque nella vita possiamo aver tutti bisogno dei Vigili del Fuoco. Si spera sempre di no, però io poi in questo momento, che quest'anno ho avuto un incidente un po' particolare, e lo capisco sempre di più, che sempre tutte queste figure qua sono figure sempre più indispensabili. Unito poi alla tua grandissima passione per le quattro ruote. Sì, unito alla mia passione, e non posso chiedere di più. Famiglia, passione e beneficenza. Vuoi ringraziare qualcuno? Io voglio ringraziare tutti queste persone che mi hanno creduto. Vabbè, sono ripetitivo, Mauro mi ha creduto e ormai sono anni che mi crede. Battistino mi ha creduto e anche un grazie a lui. La Monica si è avvicinata, mi ha creduto e grazie. Ma soprattutto un ringraziamento alla mia famiglia, perché comunque continua a sopportare tutto questo che è i motori.
Decimo Musano Glianico Motor Show, qui oggi pomeriggio anche una manifestazione legata appunto ai Vigili del Fuoco per raccogliere fondi per il nuovo mezzo, quindi taxi e rally drift che accompagnano quindi i bambini durante il percorso per raccogliere i fondi per appunto acquistare il nuovo mezzo e in ricordo di Max Viglierco. Sì, si ringrazia gli organizzatori per tutto quello che hanno fatto, nonché anche i sindaci, quindi un ringraziamento speciale a Diaco, un ringraziamento speciale a Fava, a Mauro Fava, che anche in comunicazioni telefoniche siamo riusciti a gestire il tutto, chiedendo permessi e tutto per essere presenti qui oggi, e si vede un buon risultato. Si ringrazia veramente tutti per il gran lavoro svolto. Fondi che si vanno ad aggiungere a quelli già da parte per l'acquisto del nuovo mezzo. Sì, certamente, stiamo piano piano aumentando il gruzzoletto per riuscire a fare questo grande sogno, diciamo, non è più un grande passo ma un grande sogno che speriamo che man mano la gente ascolti, tutta la parte del canavese ascolti e man mano proviamo a portarlo a termine. Ci andrà tanto tempo ma è un obiettivo che ci eravamo già prefissati in passato e piano piano stiamo salendo la scaletta, che sarà tanto tanto lunga, ma ahimè piano piano la faremo. E la manifestazione è legata appunto al ricordo di Max, che si era già dato lui per primo l'impegno di questa giornata. Sì, è un grande ricordo sicuramente a Massimo, il nostro collega per tutti. She's got me wrapped around her little finger and I don't have-
hide, so I might as well try hide.